Allora, sono molto felice di essere qui e dare un messaggio a voi due e attraverso voi dare un messaggio importante a tutti gli italiani che vivono in giro per il mondo. E sono italiani, sono nostri fratelli, nostre sorelle, sono un pezzo fondamentale della nostra comunità nazionale e noi li sentiamo fino in fondo parte di questo corpo straordinario che è la comunità del nostro paese. E insieme dobbiamo provare a cambiare l'Italia, noi che viviamo qui in Italia e voi che siete italiani come noi, ma vivete all'estero. Avete fatto un'esperienza importante in tanti settori, nell'impresa, nelle professioni, nel commercio. Avete dato una mano a far vivere un'idea positiva dell'Italia, quindi di voi abbiamo assolutamente bisogno e sarete con noi nel progetto di cambiamento che stiamo costruendo con Liberi Uguali e con Piero Grasso, che è una personalità importante che gli italiani all'estero conoscono per le sue battaglie per la legalità e contro la mafia, per il suo impegno a fianco di personalità straordinarie come sono state Falcone, Borsellino e tanti altri che si sono spesi contro la mafia. Noi dobbiamo mettere al centro gli italiani che vivono al mondo, dargli risposte, costruire un rapporto con loro che sia veramente di unità, di convergenza, costruire una comunità nazionale solidale. E dobbiamo farlo prima di tutto rispondendo ad alcuni problemi che ci sono, per esempio facilitare l'accesso alla cittadinanza. Questo è vero in Canada, dove tante persone avevano la cittadinanza e purtroppo hanno dovuto rinunciare a questa cittadinanza e noi vogliamo facilitare la possibilità per queste persone di riavere la cittadinanza nel più Sì, breve tempo grazie, possibile. grazie. Questo è molto importante e noi ci impegniamo a farlo, così come per esempio in Brasile, dove pure bisogna lavorare perché si possa accedere meglio alla cittadinanza. Non deve essere difficilissimo, non deve essere complicato. Più di 12 anni è un grosso sbaglio se fare questo. Si deve considerare il cittadino perché è nato con il sangue e di pronto dare la cittadinanza, non si aspettare 12, 14 anni. Sono Questo non è rispettoso. troppi anni, non è rispettoso e noi lo vogliamo cambiare. Deve essere più facile avere la cittadinanza e anche meno costoso, perché oggi costa troppo. Non si può limitare il sangue è il sangue, non è il sangue della prima generazione, della seconda, e si ferma lì. No. E non deve costare troppo, perché altrimenti se una persona, se una famiglia non ha abbastanza soldi, non può avere la cittadinanza e questo è sbagliato perché non solo le famiglie ricche devono poter avere la cittadinanza, anche le famiglie di chi sta meno bene, di chi ha più difficoltà. E allora il messaggio di fondo è questo: noi vogliamo cambiare l'Italia. Per cambiare l'Italia servono gli italiani che vivono in Italia, ma servono anche gli italiani che vivono nel mondo, che per noi sono fondamentali. E cambiare piccole e grandi cose, piccole Esatto. cose con questa tassa assurda. Perfetto, dobbiamo cambiare e cambieremo insieme con Liberi Uguali e con Piero Grasso.